Buongiorno, oggi completeremo la lezione sulle sperimentazioni cliniche del farmaco, entrando un pochettino in particolare nelle varie fasi 1, 2 e 3. Prima di iniziare una fase 1, noi dobbiamo avere dei dati dalla farmacologia preclinica, quindi dobbiamo avere le evidenze di attività in vitro ed in modelli animali, conoscere almeno i supposti meccanismi d'azione. E poi ci sono i parametri farmacodinamici in animali che dobbiamo conoscere e sono questa che in inglese viene chiamata Dose Limiting Toxicity, DLT, che sarebbe la tossicità che limita la dose, cioè quali tossicità sono non sopportabili e quindi non si può aumentare la dose. Inoltre dobbiamo conoscere la dose letale 50, la dose letale 10, e la dose efficace 50. Oltre ai parametri farmacodinamici, dobbiamo conoscere anche i farmacocinetici in animali, in particolare l'area sotto la curva, il volume di distribuzione, la emivita e la clearance, come viene eliminato il farmaco. Allora, quali sono gli obiettivi della fase 1? L'impiego nell'uomo è sicuro? E quindi determinare quale dose e schema utilizzare nelle fasi successive. Quindi per fare la fase 1 si parte dall'assunto che aumentando la dose del farmaco aumenta la probabilità di risposta, ma aumenta anche la possibilità di tossicità. Quindi la nostra dose non deve essere troppo bassa perché sarebbe una dose inattiva. Allora, la nostra dose non deve essere troppo bassa perché sarebbe la dose inattiva e non deve essere troppo alta perché altrimenti sarebbe una dose tossica. Come si fa a determinare qual è la dose attiva? Ora lo vedremo. Allora, saltiamo gli obiettivi metodologici del fase 1 sono minimizzare il rischio di indurre tossicità gravi e irreversibile. E adesso vi parlerò principalmente del fase 1 in oncologia, perché sono quelli che meglio conosco e perché sono quelli più comuni. Quindi in oncologia non si può iniziare con i volontari sani perché sarebbe troppo alto il rischio di indurre delle tossicità in persone che sono sane. Quindi si invitano a partecipare pazienti che hanno un qualsiasi tipo di tumore per i quali non esiste un trattamento disponibile valido. Anche in questo caso però devono avere assenze di patologie gravi, assenze di sia epatiche che renali e un intervallo dal precedente trattamento di almeno 4-6 settimane. Il paziente deve essere informato che dalla partecipazione a questo studio con moltissime probabilità non troverà nessun giovamento. Perché? Perché noi iniziamo non conosciamo neanche la dose del farmaco. Inoltre non sappiamo neanche quando il farmaco, se sarà buono dopo che abbiamo trovato le dosi, entrerà in commercio, sarà attivo per il tumore di questo soggetto. Quindi è molto molto improbabile che il paziente possa trarre un beneficio. Voi direte, ma allora perché il paziente dovrebbe partecipare? Proprio perché il paziente non ha a sua disposizione nessun trattamento disponibile, ovvero sia gli sono stati fatti tutti i trattamenti che noi conosciamo e non ha nessuna opzione terapeutica. A quel punto, se il medico parla in maniera molto chiara e molto onesta con il paziente probabilmente ci penserà un poco, ma la maggior parte dei pazienti vogliono fare la fase 1 perché, anche se minima la probabilità, hanno sempre questa illusione che potrebbero avere la fortuna di essere trattati con un farmaco nuovo e quindi che potrebbe essere attivo nei confronti del loro tumore,
E il medico lo dovrebbe dissuadere da quest'idea, ma anche perché sono talmente arrabbiati nei confronti del loro tumore che vogliono mettere a disposizione la loro presenza per il progresso della scienza e per, nella speranza che tramite il loro sacrificio possono trarre dei benefici potenziali nuovi pazienti con lo stesso tipo di tumore. Allora, oltre qui in oncologia, a differenza dei volontari sani, oltre che minimizzare il rischio di indurre tossicità gravi e irreversibili, è anche quello, un altro obiettivo, è quello di trattare il minor numero possibile di pazienti a dose non, sicuramente o probabilmente non attive. Quindi, come si procede? Noi abbiamo il problema che dobbiamo quindi per forza iniziare con una dose. È molto arbitrario, ma quello che si fa è che normalmente si inizia che la dose è un decimo della dose letale 10 negli animali. Cioè, questa dose letale 10 provoca la morte nel 10% degli animali. È molto improbabile che un decimo di questa dose sia in grado di dare delle tossicità gravi nel soggetto umano. Dopodiché dobbiamo definire quale sarà per noi la tossicità che se viene manifestata ci fa bloccare lo studio. E dichiarare che questa dose è troppo pericolosa. Quindi dobbiamo prima di tutto individuare dagli studi precedenti o rispetto al paziente, la paziente vuol dire popolazione di pazienti, quali saranno le tossicità che noi non accetteremo. È chiaro che in oncologia le tossicità che noi accettiamo sono molto più ampie rispetto alle altre tipi di patologia, proprio perché sappiamo dall'inizio che il farmaco ha una determinata tossicità, ma è più urgente la nostra necessità di trovare dei farmaci attivi. Allora, come si sceglie la tossicità? Ci sono un libretto che vi porto, per esempio, questo dei disordini gastrointestinali, che hanno fatto dei gradi per ogni tossicità. E perché questo qua? Perché in una cartella clinica è difficile che un medico riporti che il paziente abbia sofferto di diarrea quantificando il grado secondo le scariche che si hanno al giorno. Quelle che noi normalmente non accettiamo sono le tossicità di grado 3 o grado 4, perché il grado 4 è addirittura con rischio di vita, ma in ogni caso questo lo farà l'oncologo secondo il grado di tumore che stiamo studiando. E poi disegnare uno schema con un incremento delle dosi. Come si fa? Si trattano tre pazienti con una dose che noi riteniamo sicura, cioè un decimo della dose letale 10. Se questi tre pazienti non hanno, in questi tre pazienti non si è osservata nessuna tossicità che noi avevamo stabilito non accettabile, benissimo, si mettono tre nuovi pazienti con una dose lievemente superiore. Se si osserva una di queste tossicità, una su tre non ci dice assolutamente niente di sicuro, aumentiamo il numero di pazienti per quella determinata dose. Quindi se ne trattano altri tre pazienti alla stessa dose. Se rimane una tossicità, si va alla dose successiva. Se ci sono due pazienti su sei che hanno sviluppato la tossicità, la proporzione è sempre la stessa, un terzo. Ma 6 ci dà maggiore sicurezza che abbiamo trovato la dose che non è accettabile.
Se invece, vabbè, questo è quello che avevo detto, ma di nuovo, di quanto aumentiamo la dose tra un gruppo di pazienti e l'altra, si usa uno schema modificato di Fibonacci, che era uno schema musicale, e che cosa si fa? Si aumenta. Immaginiamo di avere una dose dove n è la dose iniziale, quindi nella dose successiva sarà 2 per n, quindi ci sarà un incremento del 100%. Se tutto va bene, questa volta faremo un incremento del 67%, cioè 3,3 per n. E successivamente ci sarà un incremento del 50, un incremento del 40. Man mano che andiamo avanti, diventa sempre più pericoloso fare l'incremento e quindi l'incremento è solamente di un terzo della dose. E questa è una scala musicale. Ma questo qua lo saltiamo. Passiamo alla fase 2. Prima di passare alla fase 2, noi abbiamo avuto la dose raccomandata dal fase 1, ma dobbiamo essere sicuri di aver trovato la dose massima tollerata e la tossicità limitante della dose. Qual è l'obiettivo del fase 2? L'obiettivo del fase 2 è vedere se il farmaco ha un'attività sufficiente da garantire la continuazione del suo sviluppo. Quindi in oncologia si misurano la percentuale di risposte. Contemporaneamente quantificare le tossicità acute, perché quelle che abbiamo osservato nelle fasi 1 chiaramente ci arricchiscono di conoscenze, ma il numero esiguo di pazienti non ci permette di avere dei dati validi. Anche qui il rischio, l'obiettivo qual è? Di minimizzare la probabilità di non continuare lo sviluppo di un farmaco attivo e minimizzare il rischio di trattare pazienti con un farmaco non attivo. Che cosa vuol dire? Noi nella fase 2 possiamo trarre delle false conclusioni, cioè arriviamo alla fine e abbiamo delle conclusioni. Questa conclusione, può essere anche una falsa conclusione, ovvero sia, noi scartiamo un farmaco perché non lo riteniamo sufficientemente attivo. Questo è un errore. L'altro errore che noi possiamo fare è promuoviamo il farmaco anche se non ha sufficienti dati per dirci che è attivo. Ora, la scelta giusta chiaramente sta sempre in mezzo, ma noi molte volte non abbiamo dei dati forti per avere la scelta giusta. E tra le due possibilità, quella di bocciare un farmaco che poi, se avessimo continuato, avrebbe potuto dimostrare di essere attivo, e promuovere un farmaco che successivamente si dimostrerà non attivo quanto noi volevamo, conviene in oncologia accettare di più il secondo rischio, cioè quello di promuovere, quando abbiamo questo dubbio, è meglio promuovere il farmaco anche se non abbiamo delle certezze forti e continuare l'sperimentazione anziché bocciarlo. Naturalmente questo è quando siamo sempre in dubbio, perché se abbiamo dati evidenti che non ci avevano risposte è bocciato, ma quando abbiamo dei dubbi è meglio dargli un'altra chance perché la necessità di farmaci è più importante rispetto al rischio di continuare una sperimentazione che verrà bocciata successivamente. Questa volta nella popolazione che per fare fase 2, a differenza di precedentemente, qualsiasi paziente con qualsiasi tipo di tumore, avremo solamente pazienti con uno specifico tipo di tumore.
E questo è ovvio perché la possibilità di trovare un farmaco che agisca in tutti i tumori è troppo remota. Quindi dobbiamo selezionare i pazienti, se noi abbiamo indicazione che il farmaco agisce sui tumori del colon, selezioneremo solo i pazienti affetti da tumore del colon o solamente pazienti affetti da tumore della polmone, della mammella e così via. Inoltre, un'altra cosa importante è che ci siano delle lesioni misurabili e il resto è quello che avevamo visto precedentemente. Cosa vuol dire che ci siano delle lesioni misurabili? C'è tutto un criterio particolare per misurare, per definire una lesione misurabile, in quanto per essere misurabile, per farvela breve, deve avere un diametro minimo abbastanza grande perché possa essere ben misurato e perché la sua riduzione o aumento di diametro successivamente diventi importante. Cioè una lesione di un millimetro che nella volta a distanza di 4 settimane diventa 2 mm. È vero che ha un incremento del 100%, ma è un incremento di solamente 1 mm. Quindi di nuovo ci lascia molti, molti dubbi. Quindi noi scegliamo delle lesioni che siano almeno di 2 mm e non più piccole. E poi ci deve essere, e questo è il criterio RECIST, divide, entra nei particolari su come deve essere le dimensioni di questo tumore e poi determinare in maniera sempre secondo questo criterio se la risposta, come si dà la risposta. Infatti si parla di risposta obiettivo, non si può accettare lieve incremento, lieve riduzione della lesione perché questo è troppo soggettivo e non è confrontabile tra un centro ed un altro. E poi di nuovo determinare le tossicità sempre con il criterio che vi ho fatto vedere in precedenza. Prima di iniziare la sperimentazione nel protocollo bisogna dire quale sarà quando considereremo il risultato dello studio in maniera positiva oppure non positiva. E quindi il tasso di risposta, cioè quante persone devono rispondere, bisogna stabilirlo a priori. Nel fase 2, molte volte, quando il farmaco è molto nuovo, per ridurre al minimo il rischio di trattare dei pazienti con un farmaco che poi si troverà non efficace, anziché includere, che ne so, 50 pazienti e poi vedere il risultato, si fanno in due tappe. Quindi si includono i primi 10, 15 o 20 pazienti, si congela lo studio, si analizzano i dati, se i dati sono incoraggianti si prosegue, se i dati non sono incoraggianti si ferma lì e si evita di trattare dei pazienti con un farmaco che non è attivo. Passiamo ora agli studi di fase 3, che sono quelli che più ci interessano, perché lo studio di fase 3 permette l'introduzione del nuovo farmaco in commercio se risulta positivo. Quindi, qual è l'obiettivo? È valutare l'efficacia di un trattamento, ma è valutarla in termini comparativi. E quindi vedere se c'è differenza, ovvero sia se è superiore o non è inferiore ad un trattamento rispetto allo standard. L'endpoint, come misuriamo se è superiore o non inferiore al trattamento standard? In oncologia l'endpoint più importante è la durata della sopravvivenza. In alternativa, quando questa non è possibile, si può vedere se il farmaco migliora la qualità della vita oppure prolunga il tempo libero di malattia o
Oppure ci sono anche degli altri endpoint che sono chiamati surrogati perché sono delle evidenze minori che portano alla durata della sopravvivenza. Qual è il disegno? Visto che deve essere comparativo, devono essere sempre gruppi paralleli. Lasciamo perdere per il momento il disegno. Allora, visto che l'obiettivo è il beneficio terapeutico, comparandolo con il miglior trattamento conosciuto, noi abbiamo il trattamento standard, il miglior trattamento conosciuto, e il nostro deve essere o più efficace, o della stessa efficacia, ma meno tossico. Se non entrando minimamente in dettaglio, controllato vuol dire che deve essere comparato con un gruppo di controllo. Non si può mai fare una comparazione con un controllo storico, ovvero sia con i risultati di un altro studio o con uno studio osservazionale. Bisogna sempre controllare il miglior trattamento nei confronti del trattamento sperimentale. Lo studio deve essere sempre randomizzato. Randomizzato vuol dire che quando il paziente entrerà nello studio, assegnarlo al gruppo controllo o al gruppo sperimentale deve essere fatto in maniera casuale, normalmente tramite un computer. E questo è per evitare la selezione arbitraria anche dello sperimentatore. Immaginate voi di essere degli sperimentatori, avete un farmaco molto promettente, perché se no non fareste la sperimentazione, è il trattamento standard. Voi vorreste prima di tutto trattare tutti i pazienti con il trattamento nuovo, perché è molto promettente. Ma se dovete scegliere tra un soggetto che alla fine della sua vita è un soggetto giovane, preferite dare maggiore possibilità al soggetto giovane, anche perché ha molto più probabilità di rispondere. Ma questo è una comparazione non leale e quindi non veritiera. Inoltre, lo studio dovrebbe essere sempre in doppio cieco, ovvero sia che né lo sperimentatore né il paziente sa a quale trattamento viene sottoposto. Questo per evitare le influenze che si possono avere sia nel paziente nel, per esempio, riportare le tossicità, che del medico a sempre sperare che voler promuovere il nuovo trattamento. Attualmente gli studi in realtà si fanno anche in triplo cieco, cioè che neanche chi sarà in cieco, anche chi analizzerà i dati alla fine dello studio. Quindi quando avrà tutti i dati, i gruppi saranno sempre A e B. E solo dopo che dirà se A è uguale a B, o A è superiore a B, o A è inferiore a B, si scopre che si sa qual è il trattamento A e qual è il trattamento B. Molte volte però in oncologia il doppio cieco non può essere fatto perché noi conosciamo troppo bene le tossicità del gruppo, almeno del gruppo controllo, quindi sarebbe un inganno quello di fare il doppio cieco. Lo studio dovrebbe essere sempre multicentrico, cioè fatto in più centri contemporaneamente, perché noi non vogliamo valutare la bravura di un medico o di un centro, ma vogliamo vedere l'attività di un farmaco, quindi indipendentemente dal centro che lo somministra. Inoltre, in questa maniera si rende anche più omogeneo e si evitano degli errori nella selezione dei pazienti. Se voi immaginiamo agli estremi un centro fatto in un ospedale di eccellenza dove vanno solamente le persone ricche e colte, con un centro in una zona ultraperiferica dove vanno le persone meno abbienti, che cosa abbiamo? Abbiamo che le persone più ricche, più colte, hanno più disponibilità e
molto più probabile che seguiranno in maniera esatta tutte le indicazioni che una persona che deve fare sempre un compromesso con le attività lavorative e con motivi economici. Inoltre lo studio deve essere stratificato, ovvero sia, se noi sappiamo che l'evoluzione di un determinato tumore è molto più rapida in soggetti di un determinato sesso, il sesso maschile e femminile devono essere equiparati nei due gruppi, così come deve essere stratificato per il centro. Ovvero sia il centro di New York che il centro di Catanzaro deve avere la stessa percentuale nel gruppo A e nel gruppo B. Può essere stratificato per dei fattori prognostici che noi conosciamo, in modo che se questi fattori prognostici sono favorevoli o sfavorevoli, vadano in maniera omogenea nel gruppo A e nel gruppo B. E poi l'alfa e beta appropriati, che è un concetto un pochettino più difficile, è un concetto statistico, perché noi alla fine dello studio non diremo mai che il trattamento A è superiore al trattamento B, ma diremo che è statisticamente, significativamente superiore a B o viceversa. E questo dire statisticamente implica che noi possiamo avere degli errori intrinseci, cioè dato che non ci sia mai la certezza che al 100%, dobbiamo stabilire con quale percentuale accettiamo che ci possa essere un errore statistico, ovvero sia se noi accettiamo che il trattamento A lo dichiariamo superiore al trattamento B, quando statisticamente superiore all'80% quello che noi stiamo dicendo, avremo sempre un 20% che il trattamento, che quello che stiamo dicendo, se rifacciamo lo studio, sarà non verificato. La stessa cosa è anche il numero di pazienti che noi mettiamo. Se noi mettiamo un numero enorme di pazienti, anche piccole differenze, per esempio la sopravvivenza ad un giorno, può risultare statisticamente significativa, ma non è clinicamente significativa. E qui c'è solamente come vedete, sono di nuovo pazienti con un tipo di tumore, assenza di patologie gravi concomitanti perché possono creare sempre un elemento di confusione e liberi da trattamento con altri trattamenti da almeno 4-6 settimane per non avere l'insorgenza di tossicità da accumulo di farmaci, anche se sono diversi tra di loro. Ovviamente il consenso informato deve essere firmato. In una tabella riassuntiva, qua vediamo che nel fase 1 la prima obiettivo è la tossicità, nel fase 2 l'attività, nel fase 3 l'efficacia. Nell'inclusione tutti i tumori, qua almeno un tumore specifico, e qua il tumore specifico, ma può essere anche non misurabile perché noi tendiamo a vedere la sopravvivenza. Il campione è molto variabile, ma va da 10 a 50, nel fase 2 da 25 a un centinaio. Nel fase 3 da minimo di 300 può arrivare anche ad oltre 10.000 pazienti. Pensate quello per il vaccino, erano almeno di 30-50.000 pazienti. Questi spero sono in oncologia. E poi la durata è molto varia. Nel fase 1 non può essere mai randomizzato, nel fase 2 non è quasi mai randomizzato, perché non è comparativo, quando si randomizza e quando si fanno praticamente più di un fase 2 contemporaneamente, ma è una cosa molto sofisticata. Nel fase 3 deve essere sempre randomizzato, un fase 3 non randomizzato dà dei risultati che nessuno legge perché non sono attendibili.
Il numero dei centri nel fase 1 normalmente è un solo centro, se ne posso fare in due, in tre. Più di tre centri è veramente difficile perché, se ricordate, si mettono tre pazienti a una dose, quindi un centro potrebbe avere il paziente ma deve aspettare l'ok dagli altri centri. Nel fase 2 può essere un solo centro, non si può superare la decina e 15 centri, se questi sono i numeri totali, a meno che non siamo costretti a fare molti centri perché è una malattia molto rara. Nel fase 3 è sempre multicentrico. Quando vi parlavo di statistica, bisogna fare attenzione perché qui c'è un esempio molto bellino. Con lo stesso risultato, noi possiamo dire che la percentuale degli esiti sfavorevoli era del 15% nel gruppo trattati e del 25% nel gruppo controllo. Quindi vogliamo dire che è migliore il gruppo trattato. Però noi possiamo dire alla stessa maniera che la percentuale di esiti favorevoli, cioè i non sfavorevoli, era dell'85% nel gruppo trattati e 75% nel gruppo controllo. Allora, già in questo caso noi vediamo che il gruppo trattato, gruppo controllo sono 75-85, sono più vicini di 15-25, anche se la differenza è sempre 10%. Oppure si può dire la riduzione assoluta del rischio di un evento sfavorevole attribuibile al farmaco è del 10%, è quello che vi dicevo prima. Noi possiamo vendere questa immagine molto più favorevolmente con la prima linea. Il rischio del farmaco sperimentale rispetto al placebo è di 0,6. Questo qua va bene solamente per gli addetti al lavoro. Il farmaco sperimentale riduce del 40% la probabilità di un esito sfavorevole. Questo lo rende molto più favorevole alla pubblicazione e al considerare il farmaco molto bene. Oppure possiamo dire che per prevenire un esito sfavorevole si deve trattare con il farmaco sperimentale 10 pazienti. Indipendentemente da quello che avete capito, vedete che lo stesso risultato può essere espresso in varie maniere. E c'è una frase bellissima di questo scienziato che dice che se tu torturi i dati così a lungo sufficientemente, loro ti diranno qualsiasi cosa tu voglia dire.